Salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Era da parecchio tempo che non facevo un videolog. Il motivo è molto, ma molto semplice. Anche se la storia è molto, ma molto lunga. Vediamo di sintetizzarla quanto più possibile. Circa 2 mesi fa, ad ottobre 2015, io ho cambiato casa. La connessione internet è praticamente collassata e di conseguenza non ho potuto più caricare video su YouTube e non ho più potuto fare streaming su Twitch. Soltanto una settimana fa ho finalmente sistemato il problema di internet, però un altro problema si è presentato subito dopo. Infatti il mio PC durante il trasloco ha subito degli urti, molto probabilmente, e di conseguenza il dissipatore del processore, quello suo, si è diciamo rotto, si è staccato dalla scheda madre, e questo ha causato poi tantissimi problemi. Ho mandato in assistenza il processore, non era processore, ho mandato in assistenza la scheda madre, non era neanche quella, me l'hanno rimandata indietro, finché alla fine non ho capito quale fosse veramente il problema, ovvero il dissipatore, che in pratica non attaccando perfettamente alla piastra la scheda madre non dissipa molto bene il calore provocato dal surriscaldamento dei core del processore e quindi fa surriscaldare il processore, facendo quindi spegnere il computer di conseguenza, o comunque facendo impallare molti programmi. Sono riuscito a risolvere questo problema temporaneamente fissandolo con un po' di adesivi eccetera, per cercare di tenerlo stretto alla scheda madre finché non avrò il dissipatore nuovo, che penso verso Natale dovrebbe finalmente arrivare. E quindi questo è stato il secondo problema per cui non ho caricato video, perché appunto non riuscivo a montare video, non riuscivo a renderizzarli per questo problema. Ora però dovrei riuscire finalmente a utilizzare Sony Vegas con queste piccole accortezze che ho fatto al dissipatore. Sono riuscito a streamare di nuovo su Twitch grazie appunto alla nuova connessione in fibra. Infatti penso che molti di voi hanno visto lo scorso video che ho pubblicato, quello in cui metto a confronto la DSL da 20 mega con la nuova fibra a 50 mega e finalmente sono riuscito appunto a sistemare questo problema della connessione a internet. Spero, ripeto, come ho già detto nel video scorso, di fare molti più video, ma non penso di farne prima di gennaio, perché ultimamente sono molto incasinato, poi anche con le feste natalizie e tutto il resto non avrò il minimo tempo per fare video, né tantomeno per montarli, e di conseguenza non penso di poterne caricare tantissimi fino a gennaio, se non magari soltanto registrati così vocalmente e con diciamo gameplay eccetera che scorrono sullo schermo. In questo modo forse potrei anche farcela, però se dovessi fare dei video recensioni effettive con reflex e tutto il resto, sicuramente no, non riuscirò a farle prima di gennaio. Sicuramente farò anche nuovi tutorial, riprenderò la serie di tutorial su Doom Builder e sui WAD di Doom che ho abbandonato dopo il primissimo video anni fa. Ho fatto un video solo su Doom Builder e poi ho abbandonato il progetto di fare tutorial su di esso, però ora che sto imparando a utilizzare Slade, che è un altro software per creare WAD di Doom, risorse eccetera, penso che farò dei nuovi tutorial sul modding di Doom e anche su altre varie cose, perché infatti la serie di tutorial l'ho leggermente abbandonata. Avevo anche creato un video di overview di Nvidia Shadowplay, però poi non ho potuto caricarlo per diversi motivi. Penso che lo caricherò a breve, perché tra l'altro il video è già pronto, però devo ancora caricarlo. In conclusione, per quanto riguarda le recensioni, penso che pubblicherò delle recensioni quando riuscirò a scriverle e a registrarle entro gennaio, soltanto con la voce e con i gameplay che scorrono al video, senza reflex e tutto il resto faio. Per quanto riguarda invece i tutorial e le overview di software, quelle penso che potrò farle tranquillamente, perché non prevede la registrazione di video, montaggi elaborati e tutto il resto. Detto questo ragazzi, penso che caricherò dei nuovi video il più presto possibile. Non so come chiudere questo video. Ok, e noi come al solito ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.
alla prossima. E allora, come al solito, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. E noi ovviamente ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Non so come chiudere questo video. Ok. E noi come al solito ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.